Ciao a tutti. Il libro che vi presento stasera in realtà sarebbe un libro più da guardare, che, cioè, certo da leggere, ma soprattutto da guardare. Si intitola I My Secret Life e è curato da Massimo Cotto, che è un amico, è un giornalista, un critico musicale, diciamo, fra i migliori che abbiamo in Italia. E ha curato questo libro dove riporta disegni, schizzi che vari artisti gli hanno regalato negli anni quando faceva le interviste, perché si è accorto che magari nei camerini, prima di fare l'intervista, molti, alcuni dei centinaia di artisti che ha intervistato facevano degli schizzi, disegnavano magari per distrarsi, per rilassarsi. Allora lui, così, quasi casualmente, gli ha cominciato a chiedere se avevano un incontro a dargli uno schizzo, una cosa, e nel tempo ne ha raccolti tantissimi. Ma qui in questo testo, che vi faccio vedere l'ultimo, per esempio nell'ultima pagina c'è Frank Zappa, no? Quindi voglio dire, ci sono tre o quattro schizzi di Leonard Cohen, addirittura di Janis Joplin, no? Perché alcuni evidentemente è riuscito ad averli, di Miles Davis, poi di Giorgia, di Max Gazzè, anche di amici genovesi come Max Manfredi, musicisti che conosco come Marangolo e così via. Dario Fo, ecco, questo per esempio è uno schizzo che gli ha dato Dario Fo, così non so di preciso quanto vedrete. Però, come dicevo, è interessante questo rapporto tra la soggettività, diciamo così, di un artista e il rapporto con la musica, con il canto, in alcuni casi, e con l'autorialità, in altri, e al tempo stesso il rapporto poi col segno grafico, no? Perché chiaramente disegnare una cosa, scrivere una canzone o suonare uno strumento è un'altra. E vi dico ancora qualche nome, c'è cioè per esempio. Ci sono degli schizzi di Paolo Conte, di Capossela, ma di Paolo Conte volevo leggervi una frasetta perché poi è curato molto bene, c'è un piccolo riferimento all'artista e poi c'è anche un pensiero che l'artista stesso dà. Paolo Conte: per noi che stiamo in fondo alla campagna, Conte è la nobiltà della provincia, la sublime bellezza di essere pittore di territorio in quadri e canzoni. Con le parole che si caricano di odori e con le immagini che raccontano un mondo sghembo, perché l'arte deforma, ma alla fine illumina meglio la realtà, che non è mai linea retta, ma sempre diagonale di sentimenti. Questo è appunto un pensiero su quello che ha stimolato appunto Paolo Conte. E poi, come vi dicevo, anche Simone Cristicchi lo sto scorrendo, Vincenzo Mollica, che è stato un grandissimo personaggio televisivo, giornalista, critico musicale della massima importanza. E poi, per esempio, anche Andrea Mingardi, Andrea Mirò, poi, per esempio, c'è anche una cosa di Luzzatti, si vede che è riuscito a farsi dare questa cosa. Insomma, come ho detto in apertura, è un libro più da guardare, oltre che da leggere, ma massimamente da guardare. Sono delle cose molto interessanti. Chiudo dicendo che c'è anche uno schizzo, anzi due, di Miles Davis, quindi ha una sua preziosità che, se riuscirete a trovarlo, vi suggerisco di prenderlo. Ciao a tutti.